Bonjour, mes amis, mon ami, e non so come si dice perché non so il francese. Ok, oggi vi faccio questa piccola intro perché voglio che voi, prima di guardare il mio video, perché lo guardate, il video indovinate da dove viene la besciamella. La mia è una besciamella light. Light, cioè non è la besciamella classica, però le sue origini sono uguali. Indovinate un po' e dopo andate a scoprirlo sul mio video. Ragazzi, i like, ciao! E facciamo una besciamella magrissima, cioè latte scremato, parzialmente, dai, parzialmente, e nient'altro, né burro né olio. Se poi vi piace la noce moscata, gliela aggiungete, a me non piace, non ce la metto. Allora, per fare questa, e a me ne serve 1,5 litri per fare quello che devo fare, provateci comunque a fare questa besciamella perché è davvero buona, non vi accorgerete della differenza. Allora, mi servono per 1,5 litri, 1, 2, 3, 4, 5 cucchiai di farina. Ok, poi cosa faccio dopo aver messo i 5 cucchiai di farina? Intanto tutto a freddo, tutto a freddo. Ci vado ad aggiungere il latte piano pianino e mescolo con la frusta. Ok, perché non si formino grumi, mi raccomando. Vedete, ecco, non si è formato nessun grumo e quindi questo è più mezzo litro che ci vado ad aggiungere ancora. Allora, intanto che mi aspettate che aggiungo il mezzo litro, vi posso dire qualcosina sulla besciamella, no? Che voi che cosa mi direte? Besciamel, besciamel, c'est français. Non c'est français. La besciamella si chiamava un tempo salsa colla. E adesso, mentre prendo il sale e accendo il fuoco non molto alto perché se si brucia sotto viene fuori una schifezza, ci metto un cucchiaino di sale, così, ok? È una puntina che mancava. No, la besciamella in realtà è toscana. È proprio toscana e la portò in Francia Caterina de' Medici. Pensate un po' quanto è antica questa salsa che ora oggi consideriamo il top, no? Così, e la portò in Francia e i francesi ci hanno fregato tante cose, non so, i leoni di San Marco, questo, quella, e ci ha fregato pure la besciamella, pure che non l'hanno fregata da Venezia, l'hanno fregata dai toscani. Quindi la besciamella, ragazzi, è toscana, italiana, italianissima, che una volta, insomma, la Toscana era proprio, insomma, anche il clou, no, dell'Italia. E quindi noi, questa qua si chiamava salsa colla, che poi diventò boh, non lo so, besciamel, bellamel, belsamel, belsamel, che non so cosa vuol dire. Besciamel, besciamella, ed è rimasta così. Ecco, come vedete, dopo qualche minuto il latte ha bollito e comincia ad addensarsi la mia besciamella, vedete? Ok, no? Quando fa questo velo, comincia a bollire, dovete mescolare più energicamente affinché non si abbassate il fuoco e affinché non si formino dei grumi. Ecco qua, comunque. Ecco che non è da mo' che mescolo, saranno almeno 2-3 minuti, non lasciatela troppo, altrimenti raggruma e poi non è più buona, tanto poi alla fine per quello che la usate cuoce ulteriormente, ma così è perfetta. Vedete, quando fa questo velo, non so se si vede, ve lo faccio vedere meglio, così, ecco, la besciamella è pronta. Spengo il fuoco. Continuo a mescolare perché la pentola comunque è calda, ok? Poi quando si raffredda ulteriormente diventerà più solida.